Oggi è la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo e come Fratelli d'Italia decidiamo di dare il nostro contributo organizzando una conferenza stampa per dare voce ai protagonisti, genitori, famiglie, associazioni, operatori del settore che ogni giorno si occupano di persone in condizioni d'autismo. Abbiamo deciso di dare loro voce per essere la loro voce all'interno delle istituzioni. Abbiamo cercato di affrontare le problematiche che riguardano la mancanza di servizi, di diagnosi precoce, di cura, di assistenza in ogni fase della vita delle persone in condizioni di autismo sin dall'inizio di questa legislatura. Abbiamo presentato una risoluzione per richiamare l'impegno del governo ad attuare le leggi che già ci sono, ma che non vengono ancora rispettate. Abbiamo chiesto di poter entrare ed intervenire nel riconoscimento dei livelli di assistenza per gli adulti che oggi sono ancora distanti una chimera. Abbiamo in legge di bilancio, attraverso un emendamento di Fratelli d'Italia, conquistato 50 milioni di euro per riconoscere il diritto alle cure alle persone in condizioni di autismo. Sin dall'inizio anche di questa pandemia abbiamo chiesto misure più attente e rispettose alle persone in condizioni di autismo attraverso una regolamentazione delle uscite che non fosse quella per la popolazione generale, ma che invece vedesse la possibilità a queste persone di riconoscimento di uscite proporzionali ai loro bisogni sociali, ai loro bisogni psicologici, ai loro bisogni emotivi. Continueremo a richiedere una protezione, continueremo a richiedere che il diritto alla salute venga riconosciuto sempre e comunque per queste persone più fragili, perché secondo noi sempre e comunque il valore di uno Stato si misura dalla capacità di proteggere i più fragili. E in occasione sempre di questa giornata abbiamo lanciato una campagna social, Uniti per l'autismo, vestiamoci di blu. Chiediamo a tutte le persone di poter contribuire a una sensibilizzazione su questa tematica facendosi un selfie, postandolo sui propri canali social, vestendo, mettendo addosso qualcosa di blu.